sono personalmente legato alla figura straordinaria di San Pio da Pietralcina, perché sono stato ordinato il 23 settembre del 2006 e da quel momento, come dire, si è creato un legame personale che già avevo in precedenza, ma oggi Padre Pio mi accompagna tutti i giorni e, come dire, c'è un affetto che mi ha portato anche a cercare non solo di pregare, di coltivare un'amicizia spirituale con questo santo straordinario, ma anche a visitare i luoghi da lui vissuti, in particolare San Giovanni Rotondo. E siamo in un momento storico particolare in cui sicuramente anche l'intercessione con la preghiera di Padre Pio, le sue parole da meditare, sono per noi molto importanti. Io annuncio che con i Viaggi del Cuore, una trasmissione che conduco su Rete 4, l'8 maggio vivremo un intero viaggio che anche grazie ai frati di San Giovanni Rotondo sarà sulle orme di Padre Pio, una puntata interamente dedicata al santo di Pietralcina, scoprendo la sua figura, anche con alcune immagini che Tele Padre Pio ci ha concesso e ringraziamo di cuore. E potremo dunque vivere l'8 maggio, domenica mattina, su Rete 4, questo appuntamento con tutti voi. Ma vorrei anche dire qualcos'altro, perché Padre Pio aveva nel cuore tante opere, sappiamo, la carità, la preghiera, tanti filoni, ma ce n'era uno che forse non tutti conoscono, ed è un filone di attenzione verso il mondo della comunicazione sociale. Padre Pio ha sempre curato la pastorale per i giornalisti, per gli artisti, e voleva che questo venisse portato avanti nel tempo. E oggi i frati di San Giovanni Rotondo lo fanno. Il 5 settembre hanno indetto una giornata di fraternità per gli artisti e per i giornalisti. E questo è, come dire, un segno di attenzione, perché i mezzi di comunicazione sono dei mezzi, possono essere usati bene o male. Io li paragono a volte come ad un elettrodomestico che abbiamo a casa, un coltello, può ferire qualcuno, può sfamare tante persone dividendo i pani, per esempio. Ecco, fare comunicazione oggi è difficile, ma è anche importante, con responsabilità. Noi nel nostro piccolo, con i Viaggi del Cuore, cerchiamo di comunicare anche la bellezza, la cultura, l'arte, l'aspetto religioso che caratterizza l'Italia e il mondo. E anche questa nuova edizione che inauguriamo con Padre Pio l'8 maggio andrà anche in giro per il mondo, sarà internazionale, e sono proprio felice che sia Padre Pio il primo protagonista. Ma il 5 settembre, anche camminando verso l'anniversario della canonizzazione di San Pio da Pietralcina, vivremo un appuntamento bellissimo con tutti gli artisti di comunione e fraternità. Dunque, che dire, io ringrazio i frati francescani di San Giovanni Rotondo che portano avanti questa eredità di San Pio da Pietralcina, che hanno a cuore la cura, la custodia, il supporto spirituale, pastorale di tanti giornalisti e artisti che ancora oggi sono, come dire, attratti dalla figura di San Pio da Pietralcina. Già nella sua storia fu così, perché è testimoniato un legame importante tra giornalisti e artisti fin dagli inizi, quando era vivente, con il santo di Pietralcina. Ma poi nella storia sono stati tantissimi artisti che si sono sentiti toccati in qualche modo, non per forza attraverso quelli che noi chiamiamo miracoli, che possono essere fisici, guarigioni, inspiegabili, ma grazie spirituali del cuore, che forse sono ancora più importanti, perché cambiare il cuore di una persona è qualcosa di davvero unico, straordinario. E questo lo può fare solo Dio. Nessuno di noi cambia perché qualcuno ci convince a parole. Non cambia la propria vita perché qualcuno ci parla, ma cambiamo perché qualcosa ci tocca al cuore. Dio ci tocca al cuore. E spesso questo è avvenuto per tanti artisti e giornalisti attraverso la figura di San Padre Pio da Pietralcina, che ha tanti gruppi di preghiera in tutto il mondo, tanti fedeli, tanti devoti. E allora innanzitutto vi invito l'8 maggio a seguirci su Rete 4 per questa puntata dedicata a San Pio da Pietralcina con i Viaggi del Cuore.
vi invito a pregare per tutti i giornalisti, gli artisti, tutti gli operatori del mondo della comunicazione, perché era un'attenzione che Padre Pio di Pietrelcina aveva ed è importante, e poi anche a camminare insieme a supportare. Infatti francescani in questo, uno dei tanti servizi che fanno, anche questo verso il mondo della comunicazione, che chiede tanta responsabilità. Cerchiamo di farlo nel nostro meglio, e grazie a voi per supportarci e pregare per noi. Un buon cammino!